Allora questo significa che si è aperto un percorso, complesso naturalmente, con delle consultazioni che potranno portare anche delle novità molto grosse. Ma certamente, cioè si è aperto un percorso, questa è esattamente l'espressione da usare. Cioè, in fondo, nell'intervista, il Papa si definisce come uomo dal pensiero incompleto, perché questa è la definizione che lui ha dato del gesuita. Una parte dell'intervista che è stata poco ripresa, e invece forse è la più importante, perché il Papa, parlando dei gesuiti, parla di sé, evidentemente. E allora lì parla del... Ma voi non avete insegnato tutto a tutti, voi col pensiero incompleto siete quelli pensiero, che hanno detto, avete insegnato agli altri quale lui, fosse la completezza del gesuita pensiero. Il gesuita deve essere una persona dal pensiero incompleto, il gesuita pensa sempre in continuazione guardando l'orizzonte verso il quale deve andare. Loro il lunedì sono allora, completi e il martedì incompleti, questa attenzione, pensiero incompleto che cosa significa, cosa vuol dire qui il Papa? Che la volontà di Dio si comprende strada facendo. Molti dicono, dove si chiedono, dove vuole arrivare questo Papa, come se il Papa avesse la chiarezza del punto di arrivo, come se partisse da un punto A e arrivasse a un punto B che è chiaro nella sua mente. Non è così. Il Papa è assolutamente legato alla realtà, come diceva Marco, cioè si parte da un punto di vista che lui conosce molto bene, cioè l'attualità, il momento presente. Poi però da qui comincia un percorso di discernimento spirituale che lui compie nella preghiera e nella consultazione, e quindi il cammino gli si apre davanti, la comprensione di ciò che sarà non è già tutta nella sua mente, ma è compresa alla luce della realtà che lui vede coi suoi occhi e col discernimento spirituale che compie ogni giorno con la sua preghiera.